Riteniamo che il primo modo per rispettare le istituzioni sia quello di dedicare lo spazio giusto nel momento giusto. Ecco, se questo vuole essere un momento di varie ed eventuali in cui ognuno di noi fa le sue considerazioni sulla situazione politica, vi partecipiamo volentieri. Ma, al termine della seduta. Probabilmente è meglio farlo al termine della seduta dando una regolarità. Dico solo che noi siamo qui per fare in tempi rapidi quello che serve, dalla costituzione delle commissioni al governo, con la tempistica che questo Parlamento e la Costituzione ci detta. Quindi passerei volentieri al prossimo Bene. Punto all'ordine del giorno. Onorevole Marzana, prego, sempre sull'ordine dei lavori, poi. Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle, oltre a ribadire l'attivazione delle commissioni permanenti, vuole portare all'attenzione della Presidenza e di quest'Aula la posizione di incompatibilità, come da articolo 122 della Costituzione, che coinvolge un folto numero di parlamentari, oltre 50, per via della doppia carica che ricoprono come deputato o senatore e presidenti di regione, assessori o consiglieri regionali. Che non sono ancora scaduti i termini per operare l'opzione, ma è eticamente inaccettabile che questi parlamentari continuino imperterriti a percepire una doppia retribuzione. Inoltre, data l'imminente elezione del nuovo Presidente della Repubblica, è quanto mai urgente intervenire per risolvere il problema del doppio mandato, non solo perché è incompatibile con la Costituzione, ma anche perché altera la parità del voto dei grandi elettori, componenti di Camera e Senato e delegati regionali. Questa criticità è facilmente risolvibile, infatti nonostante la Presidente della Camera abbia disposto l'istituzione di una giunta provvisoria per le elezioni, basterebbe che gli interessati comunicassero la propria incompatibilità ai Presidenti delle due Camere e l'incompatibilità cesserebbe immediatamente. Il Movimento 5 Stelle chiede dunque alla Presidenza della Camera di sollecitare i parlamentari coinvolti a comunicare quanto prima la propria incompatibilità e ad optare per una sola delle cariche attualmente ricoperte. Grazie. Grazie. Ovviamente riferirò al Presidente della Camera la sua richiesta, mentre per quanto riguarda l'aspetto politico tutti hanno ascoltato. L'onorevole Corsaro, poi passiamo al punto all'ordine del giorno. Prego. Grazie Presidente. Fratelli d'Italia si è astenuto sulla proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle sul tema della sospensione dei lavori per avere posto con temi analoghi, ancorché non completamente sovrapponibili, lo stesso argomento pochi minuti fa in sede esattamente di Commissione Speciale, dove era in programma la votazione sul provvedimento sull'8 per mille, sul quale pure Fratelli d'Italia si è astenuto, perché non ci sfugge, signor Presidente, che la Commissione Speciale è stata istituita, come dice il termine, per poter consentire, nelle more della costituzione e della formazione di un governo e conseguentemente